Mattia Grasso, docente di scienze motorie. E allora, che anno è stato questo? Ma guarda, per me è stato un anno veramente ricco, bello e di soddisfazioni, perché io mi occupo di danza e ho creato qui nella scuola questo gruppo di danza e di alunni di tante classi scelti proprio da me con la selezione, e abbiamo partecipato questo anno a un po' di eventi, di concorsi, l'Edu Carnival, stage di danza, e poi abbiamo anche partecipato ai campionati studenteschi di danza sportiva. È stato questo il primo anno e devo dire con ottime soddisfazioni i risultati. Ci siamo anche classificati secondi ai campionati nazionali di danza sportiva con i nostri alunni, e quindi per me devo dire è sempre un anno ricco, ma questo in special modo lo è stato di più. Io qui lavoro veramente bene, è una scuola che mi dà soddisfazioni a me e ai ragazzi sotto l'aspetto sportivo. Comunque ci occupiamo anche di altri sport, di pallavolo, atletica leggera, dove i ragazzi hanno pure avuto ottimi esiti per quanto riguarda gli sport di pista, e anche pallavolo. Quindi poi facciamo anche altri sport dove insomma ci sono sempre dei notevoli risultati. Torniamo alla danza. Torniamo alla danza. Solo ragazze o anche ragazzi? No, ci sono anche maschietti. Sì, ci sono anche maschietti, sono sempre di meno rispetto alle femminucce, comunque ci sono anche loro. Qual è lo sport più apprezzato dai ragazzi? Dai ragazzi qui a scuola lo sport in assoluto che apprezzano di più è la pallavolo, che noi portiamo avanti sempre e comunque. E la danza l'ho inserita da qualche anno e comunque sta prendendo molto campo, sono contenta. Mente sana, in corpore sano. In corpore sano sicuramente, questo sempre ovunque, sia all'interno della scuola che fuori dalla scuola. Il prossimo anno allora col secondo posto che facciamo? Speriamo di farlo lievitare al primo, però già anche così siamo soddisfatti. Buon lavoro. Grazie.